Sound, che praticamente viene suonata con uno strumento insieme alla percussione, anche il djembe, uno strumento tipico della Guinea-Bissau che si chiama tina, non tina, però tina, è uno strumento che assomiglia un po' alla zucca, che viene suonato sull'acqua, e qui in Italia si chiama il tamburo dell'acqua. Non so se qualcuno l'ha già visto. Ok, quindi facciamo adesso un tina. Ragazzi, siete pronti? Thank you.
Allora, alle chitarre, Zeno Vantini, Mattia Veronesi, al violino Ilaria Pesarotti, e ai maestri Federico Parolini e Anna Chiara Rossignoli. Vi aspettano. Ora, con un grande applauso, accogliamo l'assieme di canto Begin Well. Ecco, voi intanto, Margherita e Giorgia, nel brano di Ultimo Pianeti. Dimenticare le bestemmie che ho sputato per farmi sentire
parte e ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo, quelle sere dove il cielo ti prende per mano e tu aspetta a milinare su una grande moto. Controvento. Volte più un conto.
Aspetta, Lorenzo! Sidney! Chiara! E lei niente, oh! Non ho capito! Lo dico, Chiara! Giorgia! Margherita! Perché ora tocca all'Orchestra Battisti. Un applauso all'Orchestra Battisti! La prima parte è tratta dalla Carmen Suite, cioè una suite scritta, un'opera scritta da Georges Bizet, un musicista del 1800 francese che ha scritto questo grande opera che ogni anno viene rappresentato quasi anche in Arena di Verona. Noi non vi suoneremo e non vi canteremo tutta l'opera, ma vi eseguiremo una suite. Il primo brano sarà un'introduzione ed è in tempo 3/8. Il secondo brano sarà Habanera, che è una danza caratteristica della Spagna. E siccome qui ci sono diverse seconde, la seconda A e la seconda D, abbiamo studiato la musica etnica. Voi siete con me adesso, non vi posso guardare, però incarico chi è lì vicino, grazie, di dare un'occhiatina ai compagni. Il terzo brano sarà tema tragico, poi vi spiego perché, anzi non ve lo spiego io perché verranno i narratori qui dietro a me subito per raccontarvi questa storia. E l'ultimo brano di Carmen Suite sarà Toreador, il famoso Toreador. La storia viene raccontata adesso da tre narratori che vi raccontano questa situazione. Ci saranno delle coreografie flamenche che ho curato grazie alla scuola che ho fatto con Valentina Riolfi, che se mi vede mi dice ma cosa hai fatto, comunque gliel'ho accennato, dico guarda che ho fatto qualcosina per i ragazzi. E vedrete una ragazza che si chiama Emma, che ha appena cantato, che interpreterà con dei movimenti che abbiamo imparato in pochissimo tempo questi brani. Quindi buon ascolto e accogliamo con un applauso l'Orchestra Battisti. Lirico in 4 atti da una novella di Prosper Mérimée, musica di Georges Bizet. Ora vi presenteremo 4 brani tratti dalla Carmen. L'opera fu rappresentata per la prima volta all'Opéra Comique di Parigi il 3 marzo 1875. La scena si apre in una piazza di Siviglia. La protagonista del dramma è una gitana ardita, volubile, libera e schietta. Le basta uno sguardo e il lancio di un fiore. Per stregare un soldato, Don Sosfè, facendogli dimenticare l'amore della fidanzata, della madre e perfino l'onore. Sedotto dal desiderio di vivere libero con Carmen, Don Josué diserta l'esercito delle guardie di cui fa parte, fugge assieme a lei sulle montagne e si fa contrabbandiera. L'amore però diventa presto un tormento. José è angosciato dal rimorso e sconvolto dalla gelosia. Teme che la bella Carmen non stanca ormai di lui e si invaghita di un torero famoso, Escamillo. Mentre Don José è costretto a tornare dal Val del Morente, l'inquieta gitana dichiara il suo amore per il toreador e di seguirlo nelle sue imprese. A Siviglia è il giorno della corrida. La folla è animatissima ed esulta al passaggio dei toreri. Carmen giunge nella piazza al braccio di Escamillo. Fra il pubblico c'è anche Don José,
che incontra l'amata scongiurandolo di ritornare da lui. Carmen rifiuta il suo amore, dicendogli che non lo ama più. Allora Don Jose, accecato dalla gelosia, la uccide e si costituisce la guardia. Il primo brano che ascolterete è legato al momento festoso che accompagna l'ingresso dei torieri nella piazza di Siviglia. Il secondo è il tema drammatico ricorrente nell'opera che anticipa il momento tragico della morte. Il terzo brano è la famosissima Habanera, una danza di origine afro-cubana nel quale Carmen dichiara cos'è l'amore per lei. L'ultimo è il celebre tema di Toreador che caratterizza il personaggio di Scamillo, risultante vicenda. Thank you.
piaciuto? Non ho sentito, vi è piaciuto? Allora, guardate, il fiammento è bellissimo. È un ballo che viene dal Pakistan, che attraversa l'India, l'Arabia. Ragazzi musicisti, silenzio! Arriva in Arabia, arriva poi in Egitto, per questo si chiamano gitani le popolazioni che poi hanno ballato, cantato e prodotto questo ballo, e sono arrivati nel sud dell'Andalusia, quindi è un ballo mondiale. Chi farà la terza media poi può portarlo come argomento multidisciplinare. E diciamo che Carmen era una gitana, quindi avete capito, una sigaraia, una donna che ascoltava i propri sentimenti, non si è legata a Don José, ma nemmeno ad Escamillo. L'ultimo tema che avete sentito era il tema del Toreador, che era il suo ufficiale fidanzato, che però, primo esempio di femminicidio, siccome lui non la ama più, lei non lo ama più, vabbè, però noi resistiamo. Allora, adesso sentirete un brano irlandese che si chiama The Fog Is You, ed è un brano che viene un pochino ripreso dal popolo irlandese anche per le battaglie, perché è molto vigoroso, c'è un rullo di tamburi, vero? Siete pronti, percussionisti? E poi avremo appunto questo brano che rappresenta un po' anche gli strumenti percussivi e a fiato dell'Irlanda. Con il loro timbro
ricordate chi era delle elementari che è venuto a sentire orchestra, aveva capito come un tema può essere ripetuto con timbriche e con modalità diverse, vero? Abbiamo studiato gli strumenti, ragazzi di prima, quest'anno, quindi lo sapete. Poi verrà eseguito da tutti gli strumenti assieme e Alessandra De Negri, sì, la terza volta facciamo anche quel canto e sarete, la maestra vi darà il cenno di quando dovrete partire anche voi, d'accordo? Buon ascolto.
Ascolti dei Crani. Thank you.
Sebastiano che si sta... Ora l'ultimo brano dei Queen che lascio presentare al maestro e ai maestri, Matteo Valle, Leonardo Sciacco, nessuno parla fascista, no, nessuno, no, dall'album The Words nel 1984, scritta dal bassista John Deacon. La canzone ha raggiunto il terzo posto nelle hit. Sofia, i parade inglese, confermando il ritorno ad altissimi livelli del gruppo. Sapete che è stato appena realizzato un film molto importante, vero? E adesso sentirete una di queste canzoni. Io approfitto, perché poi non ci sarà il tempo, a ringraziare tutti i maestri. Vorrei qui con me Mezzuno, perché desidererei che le classi si conoscessero. Vieni qui. Grazie. Allora, il maestro di tromba di Livio. Livio ha iniziato l'anno scorso, avete visto cosa riesce a fare già quest'anno. E Pietro Valeriani, la maestra, dov'è? E anche Marco, Gianmarco Borsax oggi, dov'è la sua maestra? Vieni qua. Sofia Pero, che è riuscita a incalzare. Quanto bello c'è la maestra. Un sacco. Quindi adesso li ascolterete, ascolterete il timbro del sax, ascolterete il timbro della batteria, guardate chi è il batterista. Io non dico niente, ascoltate soltanto e vedrete cosa succederà. Bravo!